Nessun nuovo deceduto per Covid in Campania nelle ultime 24 ore. Lo si evince dal bollettino quotidiano diffuso nel pomeriggio di ieri dall'unità di crisi della Regione Campania. Sono 139 invece i tamponi con esito positivo sui 6.339 processati. Il tasso di contagio in Campania sale dall'1,58% al 2,19%. La provincia di Salerno nelle ultime 24 ore conta in tutto 10 tamponi con esito positivo sui 189 processati. Di questi, due sono emersi a Pagani, dove ne sono stati vagliati 67, uno a San Marzano sul Sarno, dove ne sono stati invece processati 15, uno a San Valentino Torio sui 19 vagliati. Uno è il tampone che ha dato esito positivo nelle ultime 24 ore anche a Sarno sui 37 processati. Sempre nel Salernitano, un tampone positivo a Castelnuovo Cilento, 3 a Ponte Cagnano, 1 a Sala Consilina. 118 invece tamponi con esito positivo in provincia di Napoli sui 2.782 processati, 6 nell'Avellinese, 4 nel Casertano ed 1 nella provincia di Benevento. In merito alle vaccinazioni, i dati in Campania aggiornati alle 17 di ieri ci dicono che complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 3.358.066 cittadini. Di questi 1.792.975 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state in totale in Campania 5.151.041.